Ciao raga, oggi video diverso dal solito perché infatti mi trovate in una location particolare. Senza spoilerarvi troppo, faccio vedere solamente la cornice. Adesso entriamo e vi racconto un po' l'esperienza. Oh raga, ma che facciamo qui? Mettiamo. Lo sai, lo fai Mattia. Lo tendi a fammi fare. Vedere un po' la tua forza Lecce. Che bello che è. Potete fare tutte le foto che volete, potete fare tutti i video che volete, vi prego solo di non filmare il mio racconto. Ah, niente raga, manco il tempo di arrivare, già ho preso la prima cazziata, che non potevo riprendere il bro che spiegava maledizione. Grazie. 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 E anche oggi abbiamo scroccato, mi sembra giusto. Stasera siamo anche in campo. Pensare che qualche mese fa ci abbiamo giocato. Su quella zona lì il pitbull ha quasi ucciso il pipega. Però va bene. Bello è bello, non si può dire niente. Raga, ci stanno facendo fare praticamente tutta l'experience all'interno dello stadium. Siamo scesi in campo, dopo in teoria ci serve anche il riscaldamento, ma penso che noi avremo lo show match, quindi non ce lo perdiamo. Sì, alto livello. Alto livello, questo è il nostro tavolo, ci hanno detto. Sì, andiamo. Ufficio per oggi. È bruttino lo skybox dello stadium della EA. Welcome to the club, qui c'è Chicco Chiesa e da qua ci godiamo la partita oggi. Juve Lecce. Spettacolo. Raga, ma perché siamo qua? Siamo venuti a fare uno show match tra Juventus e Lecce prima della partita. Juve Lecce, ovviamente su FC24, perché per la Juve giocherà Dani Pitbull e per il Lecce giocherà questo mostro che ieri ha ufficializzato che per questa stagione giocherà con i giallorossi. E siamo nello skybox della EA, quindi veramente una figata. Vedremo anche la partita direttamente da qua. E minchia, quando entri in uno stadio del genere di proprietà respiri proprio quella differenza che c'è rispetto agli altri stadi d'Italia. Buonasera, ben ritrovati, popolo bianconero qui allo Juventus Stadium stasera per la partita valida per la sesta giornata di campionato tra Juventus e Lecce. Ma qui nello skybox EA Sports siamo già pronti a scendere in lo show match tra la Juventus di Dani Pitbull e il Lecce Esports di Flocops. Si fa trovare pronto, cosa che non fa Pongra Cicci perché sbaglia il passaggio. Bellissimo il player lock per Chiesa, ma il guardaline alza sbandiera dicendo che è fuori gioco, negando la gioia, l'urlo, il gol di Dani Pitbull. Occhio. Allora poi Strefezza prova a far partire la magia. Stessa cosa Anquist chiuso dall'intervento di Bremer, furioso qui Flocox. Da parte di Bremer, allora Anquist a guidare quest'ultimo arrembaggio, ma si addormenta, Fagioli MVP, la recupera e poi si torna dal portiere per la fine anche di questo secondo match. E la vittoria, ancora una volta, di Dani Pitbull, che sulle due partite guida per un netto 2-0. Dani, che ti sei inventato con Fagioli? Beh, diciamo che è il mio mattatore Fagioli, in ogni show match segna almeno un gol, quindi grande Fagio. Comunque anche questo match tosto, tutti i match fino alla fine tesissimi, infatti ha segnato il 70esimo. Poi come sempre la nostra difesa è il nostro punto di forza e l'abbiamo portato a casa. Ragazzi, lo show match l'abbiamo portato a casa, lui meno, io sicuramente di più. Adesso ci gustiamo lo spettacolo della partita.
primo tempo 0-0, però ci hanno portato il dolcino, quindi siamo contenti uguali. Vamos. Raga, secondo tempo pronostico, come finisce? 0-0. 1-0 Dusan al 71. Ale. Pronostico, Ale. 0-1. 0-1. Io dico 1-0 invece. Lo fanno, eh? E lo fa. Sai chi lo fa? Fagioli. Manuel Locatelli. Milik, ma non si capisce se il gol è fuori gioco. Aspettiamo il responso, l'arbitro check VAR. Tra l'altro mi sa che da sta settimana si sente pure l'arbitro del VAR. Si sente l'arbitro del VAR, si dà fuori. Tanta roba. Regolare, regolare. Gol. E il gol. 1-0 Milik. 1-0, pronostico preso. Sbagliato solo il marcatore, calma. Ragazzi, è stata una serata surreale, siamo appena tornati, ci siamo fermati pure con i calciatori, vi metto qualche foto che compare qua, veramente ci tengo a ringraziare Juventus, Desire e EA Sports per averci ammesso a questo fantastico evento. Spero che questa esperienza vi sia piaciuta, da domani torneranno i video classici, video di tattica, quindi chi è arrivato fino a questo punto in anteprima lo saprà. E niente, statevi bene, ciao ragazzi.